fai l'elemosina. Su sabato mi fai aiutato di 5 biglietti. E sto sabato vincere? Sì, sì. Vedete se è una cosa regolare. Lu padrone Bangolotto, che se io ca tutto il denaro di Don Bangolotto su io stesso. Io faccio quello che mi pare e piace. O banco dell'altro da buona nel mio padre. Non ha già rinto punta a nessuno. E in guai, arravoglia da mani e piedi, rovina, che ti importa? Agli a te, avete che stavi? È stata la mia disgrazia. Spose e poi dei paesi tuoi. Paesi mi avessero insurrana da punta, ma piglierei punta. Per avere un po' di pace. Che sta? È una femmina tremenda. E perché sei lecito? Che si noiosa, si scuccia. Sapendo che si scuccia. Che la sa che fa? No. Quando vedo che sto facendo un cuoio, perché capita qualche volta. Non è che sei sta zitta, no. Perché io a un certo punto mi accorgerò che ho sbaglio e cambierò di condotta. Che la mo dice e mo rinfaccia. E mo fa un cuoio. E ne facesse una buona. Hai a capa tosta e non lo fa. E non lo fa. E per dispetto o faccio. E cuoio, ma ravoglio mani e piedi o faccio. Ma poi tu si spietta, che o fai? Non lo faccio, ma tu siamo stati. Siete arrivati, siete arrivati, è caduta la bottiglia. E a te, hai già sta bottiglia rotta e l'hai scoprito pulito. Va pure. Ed è arrivato voi. Se l'avessi fatto cadere io, ma una bottiglia. O fossi iettatore, che è la verità. Che siete venuti a facca? Avete lasciato il Bangolotto solo? Ci sono stato fino a tanto. Ha già venuto tutto esturno. Poi siccome era fermato un movimento, me ne sono chiuso. È rimasto un Bartolomeo. La signorina de piace e ho scartellato. E non ci potevo rimanere pure voi. Io, perché ve pago? Perché mi pagate? Che sto voglio sapere, perché ve pago? Per fare un dovere mio e per servirvi sempre. Ma io questo sabato sono che libertà, che lei non vuoi ricordare. Un sabato sì, un sabato no. Ma voi a me non mi volete bene. E non sta bene. Non sta bene perché io adoro i vostri pensieri. Lavorando il vostro Bangolotto, a mano buona ne mai vostro padre. Che vi siete accominciati quattro di indoviare? Sì, certo, quattro, certo. Sto buona riello, voi decite quattro. Un goccio lambatiello, o si fuato, o si contestrato. E indovinate sempre. Sempre? Indovina sempre. E che c'è già fa? La fortuna mi assiste e vi dovrebbe fare piacere. La settimana passata ha sbrigliato 60.000 lire sulla rotta di Bari. Io certamente non devi nessuno. Sono venuto picciriello di nuovo vostro Bangolotto. E come si dice, mi sono affezionato. Voi per me siete come un padre. Ho una concetta è come se fosse una mamma. E Stella... Stella è mia figlia. E basta. È finita la famiglia. Il padre, la madre e la figlia. E basta. E io rispetto. A rispetto come se fosse rispettare una sorella. Io ci dico sempre a zia Erminia, Stella è la corona da mia testa. È stato d'accordo, perché la testa va a spacco. E fa ridere e metto a corona. Ma io vado. Va figlia mia bella, va. Papà, state buono. Ma raccomando, tornate a presto. Certamente, torna a poggio. Arroyo. Vado a comprare stoffo vestito nuovo. E super e broccolo che da fabbrio. Super e broccolo, conosce un negoziante. E mi fa risparmiare sopra prezzo. Andiamo. Vieni qua. Che c'è? Fatti zitto la camera tua! Mamma, l'avete visto? Ma tu sei pazzo! State zitto, non se lo faccio riestate! Gesù, questo è diventato scemo! E io mi rimango me le scappo e mi devo fastidio! Don Ferdinando, ho l'onore di dirvi che questa è stata una mossa con due volte fa. Lo schiaffo che avete dato a Stella è come se l'aveste data a me. Ma che si faceva di male se asciugavamo zitto? Si mi asciutta tanta voce! E mo non asciutto già! Bertolino, volevo te pensare da te che Castella, perché sennò fernesce malamente. Io non volevo. No, fui voleva. Io non volevo. Fui voleva. Non volevo. Può darsi che se lo toglio. Toglio patuga! Non volevo. E io mi caccio dal banco lotta a calcio. No. Io non erei di dirvi che calcio a me non ne date. Non mi cacciate da dito al bancolotto. Voi mi potete solo licenziare. E ti licenziare. Ma può fare che se mi avete dato una bella liquidazione, se no va spugliato con sindacato. E già che siamo a questo, procuratemi il libretto invalidità e vecchiaia. Voi siete datore di lavoro, lavori di tuo vostro Bangolotto da 14 anni e voi vi state tutte marchette arretrate. E Davide tu, nata voce ci pensavo prima. E ci avevo pensato io.
Voi avete capito la mia buona fede. E marchette, avevamo famiglia per tutto. Pagherete una bella multa. Poco subito un colpo lo sindacate e vi inguaio. Tanto per buona donna Concetta. Viva calcio. Finalmente dimostrate che un buon occhio. Un senso di chi sta incapace di far tagliare anche lì. Sì, sì, è proprio un senso. Ferdinando, sapete la verità? Calmatevi un poco, che casa mi ha ridotto che non si può più parlare. Perché hai dato chi lo schiaffa a quella povera anima di Dio? E sa chi lo pensa è venuto scuso. Eh sì, ma tu famo principe ereditario. E sa da fa che lo che dico io. Basta. Mamma. Basta. Ma fosse malamente Mario Bertolini con mio marito. E un bravo giovane, sapimmo come pensa, è cresciuto di una casa nostra. Assignato, faticatore, risparmiatore. Che dove tu hanno? Non posso vedere. È troppo fortunato. Troppo, troppo fortunato, Da buon anno di mio padre, o facete venire a fatica di Don Bangolotto nostro, non deriva pezzi e scarpe per, moriva i fanno. A cominciare il galotto e davano a ci musa per un pizzicalambo, o si quato, o si contestratto, o terno, e a poco avuto s'arricchito. Quei vinci dal Bangolotto mio, spigna tutte pigne da zia. Poi compra tanti bei vestiti, scarpe, biancheria. Ne, 2 anni fa io lascio la casa al primo piano. Che non vince l'utena secca e sta affitta a casa mia. E beh, come beh? Poi vince la tua ma come verranno te? E mo sogno padre, mo sogno mamma, sora, o frati, cugini, cognata, annarello. Ha distrutti tutti quanti. È rimasto vivo solo lui. Poppino mette la capa un po' più cuscina, comincia a sognare. Quando torna comincia a settimana e a te che te ne importa? Vuol dire che è fortunato. Sposando sua stella, ci va una purezza, perché con le sue entrate possono fare signore. Ma perché ha già a forza? Non si fosse un impiego ministero. E se dopo scusate non so neanche a nessuno. A mattina sarai nei giorni. Tu stavi dicendo che Chiello vince sempre. È la verità! Centinaia di numeri o meglio. Ogni settimana. E tua carta a 1000 lire. Trascorre nottata in coppia dietro per trovare 2 buoni numeri. Niente. Ha giubilato catarro, febbre, raffreddore, influenza. Niente. Non posso vincere nemmeno mezza lire. E che sei Miriam? Perché Bertolini vince e tu no, è Miriam. Ma figlia mi ha annunciato! E c'è da un via, figlia! E io faccio da tutte! E va buono, adesso che hai pulito i piedi a collera per non accuse niente. L'estrazione.